poi dici no, lasciami perdere questo trovato che ho usato, io lo dico subito, non esiste proprio. Io guarda, sono accanito e comunque direi di presentare adesso il prossimo personaggio. Allora, abbiamo riso vedendo 2012 in attesa e siamo grati a tutti coloro che ci fanno sorridere e ridere. Ma come non essere grati al re della commedia italiana? Voglio chiamare sul palco il presidente della giuria, Enrico Montesano. Ma no, ma perché? Grazie a voi, no, per molto gentili. Allora andiamo avanti con questo programma che mi sembra è abbastanza ricco. Sì, ci mancano ancora parecchi. Siamo tutti molto allegri, staremo qui fino alle 2 di notte. No, ma che carità! Vediamoli tutti, vediamoli tutti. La cosa che sembra è il motivo principale per cui siamo qua è per vedere dei giovani autori e dei giovani lettori. Certo. Non per vedere noi già. Ma come no? Però volevamo ringraziare, ma grazie a voi. Comunque ma sia. Ci stiamo ringraziando, grazie a te. Grazie. Ma sono contento di stare qua. È chiaro, chi direbbe il contrario? Cioè, dai, però favore. No. Giordano, non perché si è preso una papera che si è sbagliato una cosa. Sì, c'è, cioè, non era l'isola, era la fattoria, ma insomma. Anche il cappello ha detto un macello. Un po' di cappello, comunque. Dimmi tutto. Io voglio sapere, intanto il Teatro Sistina è la tua casa. Da diversi anni. Era la mia casa. Adesso il Teatro Sistina è un po' cambiato. Io faccio parte del Teatro Sistina legato a Carinelli Cavallini, soprattutto a Pietro Carinelli. Pietro Carinelli purtroppo non c'è più, e il Teatro Sistina cambia e si modifica e si evolve come la nostra epoca, la nostra era. Tutto si sta evolvendo, non so se in meglio o in peggio per il nostro paese, cambia perlomeno. Voi fate un'iniziativa encomiabile, carina, io ho sentito delle belle parole dette da Fioretta, da Toni Sperandeo, e noi cerchiamo di resistere. Credo che ci sia in atto un'opera di rimozione e ne parlavo anche prima quando siamo andati a prendere un caffè, cioè, ci sono altre motivazioni, altre. Perché qui le scelte che si fanno nel nostro mondo dello spettacolo sono dettate da altre esigenze, altre, non è più la professionalità o la capacità o la bravura o la tecnica che vengono premiate. Io credo che ci sia un livellamento verso il basso e un peggioramento generale della nostra società. Quando un giornalista di Napoli che fa da 30 anni, 40 anni lavora alla RAI di Napoli, RAI 3, no? E mi dice, guarda, ormai io faccio le licenze sulla sanità, si dà quasi per scontato che il 50-60% di appendiciti possa andare male. Perché? Perché altre sono le motivazioni per cui si scelgono i medici negli ospedali, quindi altre sono le motivazioni per cui si scelgono gli attori che fanno l'ufficio, altre sono le motivazioni per cui un ministro, una signora diventa ministro. E noi siamo qua a giudicare, ad esprimere il nostro modesto parere, perché il giudice unico lo sai chi è, il pubblico, soprattutto quello che paga il biglietto, perché poi ci sono pure quelli che non pagano, a noi invece ci piace il pubblico che paga il biglietto. Quindi il pubblico è il giudice, noi esprimiamo il nostro parere, esprimiamo su dei ragazzi che si stanno preparando, che fanno le prove, e questo è bello. Vuol dire ancora che il popolo, la popolazione, la gente, la vedete come te pare, il popolo, la gente,
è fondamentalmente sano, no? Noi lo facciamo, poi non lo so, adesso mio figlio sta a fare l'esame di terza media e già da là si comincia a vedere, comincia. Quello ha copiato, l'altro non ha copiato, perché io ho detto tu hai fatto bene a non copiare, non ce n'hai bisogno, quegli altri già capisci, già il concetto, cerchiamo di fare i furbi, esatto. Purtroppo spero che il nostro paese non sia preda dei furbi. Io sono talmente fesso che faccio ancora il biglietto su tre. Sì, anche su quelle tratte dove non passa più il controllore. Esatto, ci sono. Capito? Già c'era uno delle ferrovie, mi ha detto ma che lei ha fatto il biglietto? Anzi a me mi hanno fatto una multa. Perché io c'avevo il biglietto ma non l'avevo obliterato. E poi non so che vuol dire obliterato. Cioè lei ha obliterato, non c'è stamattina prima di uscire. E io lo pago, certo. Se lo pago, dice, ma sai guarda, niente lo fanno solo i fessi. Certo. E io lo faccio, perché sono fessi. Noi, vorrei sapere in Italia, quando ci saranno tutti i furti, sì. Come faranno senza di noi, noi fessi. Noi andiamo avanti, sto paese. Tutto il pubblico è molto felice di pagare il biglietto per venirti a vedere al teatro. A quando la prossima... Guarda, io quest'anno non faccio niente, faccio solo 4 giorni al Teatro Sistina, un monologo alla maniera antica, come quando ho cominciato, adesso in italiano, come dite in italiano? One Man Show. One Man Show. Chi? Ma perché one parlate sta lingua che non conosco? Tu me l'ha messo sciolta. Tu lo sai che ormai gli italiani parlano sta lingua che non si sa che... È vero, è vero. Ma studiamo l'inglese, ma perché? Oh, non so. Io ho una casa in campagna, no? A Cantalupo Zambino. In piazza non c'è sta un negozio che apre, c'è scritto Next Open. La scrivi prossima apertura. Allora, è in arrivo il regalo, un monologo delizioso di e con Carmela Ricci.